Artis lo trovi a Nocera Superiore in Via della Libertà 60-62. Un fenomeno interessante e dagli effetti economici positivi si sta registrando in tempi recenti. Sempre più visitatori decidono di trascorrere in Campania le loro vacanze. Insomma, un vero e proprio boom turistico su cui si è soffermato anche il governatore Vincenzo De Luca nella sua consueta informativa settimanale. Stiamo già registrando un boom turistico a Napoli e in Campania. È un boom che riguarda, per la verità, tutta l'Italia e in modo particolare le città d'arte. Ma credo che stiamo registrando nella città di Napoli, nelle costiere amalfitana, sorrentina, anche in Cilento, nelle isole, un movimento turistico davvero imponente. Siamo contenti perché Procida, capitale della cultura, servirà anche a questo, a sviluppare e consolidare un movimento turistico. Lo scorso anno l'operazione fatta dalla Regione Campania, isole Covid free, ricorderete, in dissenso dal generale e dal Ministero della Salute, quindi noi abbiamo anticipato la vaccinazione senza pensare alle fasce di età. Quella operazione ha consentito di avere una stagione turistica straordinaria in tutte le isole della Campania. Abbiamo avuto poi una flessione, oggi abbiamo un problema con i turisti russi e ucraini che non arriveranno, ma possiamo dire che già oggi in tante realtà registriamo già il tutto esaurito e gli eventi di Procida Capitale daranno un ulteriore incremento al flusso turistico campano.